Ciao, benvenuti in un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotrico, anche questa dal colore di retro computing. Oggi parleremo brevemente e rapidamente dell'architettura CISC di Intel dal 286 al 386 al 486, sia le CPU Intel pre-Pentium che ebbero poi ad avere anche i primi cloni prodotti da AMD e Cyrix. Partiamo subito rapidamente dall'Intel 8286. È un microprocessore monolitico General Purpose a 16 bit della Intel, commercializzato dal 1 febbraio del 1982 sino al 1990. La frequenza di clock di un 286 varia da un minimo di 4 MHz ad un massimo di 25 MHz. Tecnica di produzione a 1,5 nanometri, set istruzioni x86, socket 68. Furono prodotti questi microprocessori da Intel, da AMD, dalla Harris Corporation, dalla Siemens e dalla Fujitsu. La famiglia di CPU invece Intel 386, gli 80386, erano microprocessori monolitici general purpose per essere usati appunto sui personal computer dal 1985 al 2007, praticamente la generazione successiva al 286, come appunto si capisce già dal nome. I 386 furono i primi ad avere un'architettura 32 bit e modalità protetta con supporto hardware della memoria virtuale paginata. Il basso costo di questi microprocessori permise un'ampia diffusione di mercato. Era capace l'80386 di processare programmi per 8086, 8088 quanto 286, quindi piena retrocompatibilità. La frequenza di clock di un 386 variava da un minimo di 12 MHz ad un massimo di 40 MHz. Tecnica di produzione a 1,5 nanometri oppure 1 nanometro. Set di istruzioni x86, socket 68 furono prodotti da Intel, AMD, IBM con package a 88, a 100, a 132 o 196 pin. Veniamo all'ultima famiglia, gli 80486, appunto una famiglia di microprocessori sempre monolitici general purpose, prodotta tra il 1989 e fino al 2007. L'80486 fu prodotto da un minimo di 16 MHz di clock fino ai 100 MHz. Set di istruzioni x86 aveva package da 168 o 196 pin per socket 1 oppure socket 2 oppure socket 3. Alcuni dei modelli di fascia più bassa degli 486, quindi le prime versioni a 16 MHz o 25 MHz, erano obiettivamente inferiori rispetto ai 386 di X da 33 o 40 MHz. La tecnica di produzione dei 486 era tra 1 nanometro e 0,6 nanometri. Furono prodotti da Intel, da IBM, da AMD, da Texas Instruments, dalla Harris Semiconductor, UMC, SGS e Thomson. I 286, 386 e 486 sono hardware su cui inizialmente girava DOS, OS2, Win 3.1, Windows 95, 98ME, NT4 Workstation, Win 2000, ovviamente anche Linux a partire dal 386. Lo spettro temporale di questi CPU, che ebbero a combattere con i primi modelli di CPU Cyrix ed AMD K5 e K6, rappresentano un amplissimo segmento di mercato sia per l'offerta di home computing quanto per il business computing, sia appunto dal tempo dal 1982 fino al 2007, ultimo anno della produzione 486 per i sistemi embedded. Per un appassionato di retro computing che decida di collezionare qualche macchina con queste architetture, c'è un enorme potenziale quantità di scelta che per oggi in termini di stock sarà sicuramente molto più scarsa e limitata, con dell'hardware zeppo di problemi. Computer di marca o assemblati con case desktop o tower oppure portateli.
da mettersi a discutere l'infinita serie di macchine che sono state costruite e vendute da numerosi produttori di computer, nonché produttori di motherboard, schede video, è obiettivamente una cosa totalmente inutile. L'arco di tempo è appunto enorme. In linea generale, se siete dei newbie che vi avvicinate al retrocomputing e volete collezionare qualcosa del 286 o del 386 o dell'Intel 486, vi suggerisco alcune dritte piuttosto banali. Recuperare queste macchine in usato potrebbe essere non facile, dato che sono passati tanti anni e le macchine ancora in giro o saranno rotte oppure zeppe di problemi. Non vale la pena spenderci denaro. È hardware però standard, ma decisamente vecchio e datato. Slot ISA, forse PCI, sono interfacce obsolete. Siamo più nel trashware che nel retrocomputing. Comunque, le architetture Tower sono migliori da riparare in quanto è più facile accedere all'hardware, quanto sostituire mouse e tastiere, CD-ROM e dischi fissi, quanto alimentatori. Più complesso è riparare i guasti su dei portatili. Ora, se decidete di collezionare qualche computer vintage di questa linea di microprocessori, vi suggerisco di sbirciare il podcast IBM PS1 contro Compaq Presario 425. La seconda via per fare quasi retrocomputing è collezionare CPU, quindi a prescindere che siano funzionanti o guaste. In questo caso sarà probabilmente molto più facile trovare in rete per pochissimi euro degli 80286, 80386, 80486. Sono oggettini piccoli, le CPU le potreste mettere al sicuro dentro ad un praticamente barattolo di vetro e non avrete così a trovarvi nei problemi di gestire macchine vecchie e guaste che potrebbero diventare tossiche e pericolose. Invece mettere appunto le CPU comprate su eBay per pochissimi euro e poi stivati dentro un barattolo pulito di vetro, diciamo, non ha alcun tipo di rischio. Quindi in poco tempo, invece che collezionare computer, ma invece puntare a una collezione anche ampia di microprocessori, allargando anche quindi a AMD e a Cirix, e infilando tutti questi microprocessori dentro il vostro barattolone di vetro ben pulito e poi tappato, vi permetterà in poco tempo e con un minimo sforzo di costruire un campione di microprocessori, a prescindere che siano funzionanti o meno, che però sia rappresentativo della storia dell'informatica dal 1982 al 2007. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!